innanzitutto continuiamo la nostra lezione sull'irraggiamento e oggi affrontiamo il problema dello scambio termico in cavità. Quindi partendo ancora una volta dall'osservazione che abbiamo fatto nelle scorse lezioni, l'osservazione era: qualsiasi superficie che scambia energia termica raggiante con altre superfici può in effetti essere vista come una superficie che interagisce con una cavità, cioè tutte le superfici che circondano la superficie in esame costituiscono una cavità rispetto alla superficie stessa. Allora ci chiediamo, data una certa superficie, chiamiamo superficie I di area angoli. Questa superficie ovviamente è affacciata verso una cavità che è formata in generale da n altre superfici. Allora riceverà dalla cavità una certa irradiazione e quindi una potenza termica che è G della coniglietta. Che ricordate, no? Che l'irradiazione G è in realtà un'energia per un'unità di tempo e di superficie, quindi siamo fatti su F4. Se vogliamo i watt dobbiamo spiegare della superficie di F4. Ovviamente parte di questa G verrà riflessa e poi c'è la parte emessa. La somma della parte riflessa più la parte emessa costituisce la radiosità. Quello che ci chiediamo è qual è la potenza termica che dobbiamo fornire a questa superficie per mantenerla alla temperatura costante T con I, un po' come abbiamo fatto ieri per quell'esercizio sulla fornace, no? Ora, prendendo in considerazione il volume di controllo in corrispondenza della superficie, possiamo scrivere evidentemente che questa Q punto con I sarà pari, anzi facciamo proprio un bilancio che forse è più lineare come discorso. Allora, ciò che entra è Q punto con I, e questo è Q punto. Poi entra G con I a con I e ciò che esce è J con I, più sinteticamente a con I. Quindi questa Q punto con I è pari ad A con I che moltiplica J con I meno G con I. Chiaramente la radiosità, ricorderete, è tutta l'energia raggiante che per unità di tempo e di superficie lascia la superficie in esame, quindi comprende l'aliquota riflessa e l'aliquota emessa. Quindi questa J con I è pari a Rho G con I più J con I. E nell'ipotesi di superficie grigia, diffusa, eccetera, l'ipotesi che abbiamo sempre fatto nelle lezioni precedenti per lo studio dei problemi di scambio termico radiativo, questa E con I, intanto questa è una Rho con I, questa E con I posso scriverla come Epsilon con I per ENI, dove ENI è il potere emissivo e misterico totale di un corpo nero che si trovi alla temperatura della superficie con I, cioè alla T con I, ed è pari a sigma per T con I alla quarta. Inoltre, ritenendo che la superficie A con I sia opaca, avremo che alfa I più rho I è pari a 1. Di conseguenza
troppo mi uguale a 1 meno a pi, e infine dalla legge di Kirchhoff, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, possiamo dire che alfa con i uguale a epsilon con i, e di conseguenza rho con i è uguale a 1 meno epsilon con i. Andando a sostituire questa espressione nella relazione, come vedete sulla lavagna, otterremo 1 meno epsilon con i g con i più epsilon con i e n i. Ora, da questa relazione qua posso ricavare la g con i, la scrivo qui sotto, g con i è uguale a g con i meno epsilon con i e n i diviso 1 meno epsilon con i, e posso andare a sostituire questa g con i qua dentro. Facendo tutto questo, credo che siete un po' impegnati a scrivere dal letto un attimo, ok? Quindi scrivete con calma, senza fretta, se avete dubbi chiedete. Quindi sostituendo il tutto, questa espressione quindi all'interno di questa, otteniamo che un punto con i è uguale ad a con i che moltiplica g con i meno g con i meno epsilon con i e n i diviso 1 meno epsilon con i. Chiaramente possiamo fare il minimo comune multiplo ottenendo 1 meno epsilon con i moltiplica, scusatemi, al numeratore invece abbiamo g con i meno epsilon con i g con i meno g con i più epsilon con i e n i. In questo modo qua g con i e g con i si semplificano e alla fine otteniamo un'espressione del tipo epsilon con i a con i g con i, anzi e n i meno g con i diviso 1 meno epsilon con i. Quindi vedete che questa potenza termica che abbiamo trovato può essere correlata al potere emissivo emisferico totale del corpo nero, per cui questa differenza ENIJ con I è correlata a una resistenza superficiale che è 1 meno epsilon con I diviso epsilon con I a con I. Ma ci arriveremo tra un attimo, andiamo avanti prima, poi ragioniamo su ciò che abbiamo trovato. Adesso cancello tutto e descrivo la relazione appena trovata qui, a con i epsilon con i e n i meno g con i diviso 1 meno epsilon con i. Cancello anche sulla destra, a questo punto così liberiamo spazio. E posso osservare che a con i, g con i, cioè tutta l'energia termica raggiante che lascia la superficie I, dove andrà a finire se la superficie I è affacciata verso una cavità? Su tutte le altre superfici della cavità, giusto? Di conseguenza, questa sarà fare la sommatoria con g che va da 1 ad n, dove n è il numero delle superfici che costituiscono la cavità oltre alla superficie iesima,
B, A con I, F I, J, J con I. Ovviamente la proprietà della cavità del fattore di forma, il fattore di vista F I, J, dice che la sommatoria con J che va da 1 ad N di F I, J è pari a 1. Quindi di fatto queste due scritture sono perfettamente equivalenti, giusto? Allo stesso modo, l'irradiazione, cioè tutta l'energia termica raggiante che arriverà sulla superficie A con I, da dove proviene? Proviene dalla cavità, che è formata ancora da queste n superfici, per cui questa A con I, G con I sarà la sommatoria, con J che va da 1 ad n, di A con J, l'area della jesima superficie che costituisce la cavità, per FJI, che ovviamente in questo caso è l'aliquota di energia termica raggiante che dalla superficie J va a incidere direttamente sulla superficie I, per J con J, che è ovviamente l'energia termica raggiante che lascia quella superficie. Quindi sto dicendo, se io prendo ognuna delle superfici della cavità e vado a vedere qual è l'energia termica raggiante che lascia questa superficie, okay? La moltiplico per l'area e quindi ottengo una potenza di fatto, moltiplicata per il fattore di vista FJI, vedo quale aliquota di quella potenza va a finire sulla mia superficie iesima. Se lo faccio per tutte le superfici costituenti la cavità, oltre alla superficie iesima, ovviamente che cosa ottengo? L'irradiazione della superficie iesima, perché sommo tutte le aliquote che dalle varie superfici vanno sulla superficie che sto analizzando, la somma mi darà tutta la potenza termica che arriva sulla superficie iesima, capite? Ora, a questo punto, se io vado a sostituire queste espressioni qui dentro, posso anche dire che questa differenza può essere scritta in termini di differenza di radiosità, una volta che, utilizzando la proprietà di reciprocità del fattore di forma, questa A con I, G con I la scrivo come sommatoria con J che va da 1 ad N di A I F I J, J con J. Vedete, A J F J I uguale A I F I J, e questa è la proprietà di reciprocità dei fattori di vista. A ricordare, no? In questo modo vedete che sostanzialmente il tutto si riduce a una differenza di radiosità, e quindi questa quantità, questa Q con I, può essere anche scritta come sommatoria con J che va da 1 ad N di A con I F I J, J con I meno J con J. Avete capito? Bene. Ma questo cosa significa? Significa di fatto che se vado ad analizzare l'interazione termica dal punto di vista dello scambio termico radiativo tra la superficie iesima che ho preso in considerazione e le restanti n superfici che costituiscono la cavità verso cui la superficie iesima è affacciata, posso risolvere il problema in termini di radiosità delle varie superfici utilizzando un'analogia elettrica. In particolare, come vi dicevo prima, posso collegare, passatemi il termine, la radiosità della superficie iesima che sto considerando, collegarla come fosse elettricamente, diciamo così, alla ENI, cioè il potere emissivo emisferico totale di un corpo nero che si trovi alla temperatura T con I, attraverso una resistenza che vedete qua è 1 meno epsilon con I diviso A con I epsilon con I, e questa resistenza è una resistenza di fatto superficiale. Dopodiché, partendo quindi da
un'espressione ben nota, quella del corpo nero, attraverso la resistenza superficiale arriva alla radiosità della superficie iesima, questa superficie poi interagisce con tutte le altre superfici della cavità. E se l'analogia è differenza di radiosità uguale differenza di tensione, ok? Capite subito che posso collegarmi a tutte le altre superfici in questo modo, dove le resistenze sono pari a 1 diviso A con 1, A con I, e taglio, dico I e scrivo 1, A con I, F, I, 1. 1 diviso A con I, F, I, 2, 1 diviso A con I, F, I, N. Ok? Allora, in questo caso, ovviamente la superficie I interagisce con N superfici. Come risolvo il problema dal punto di vista pratico operativo? Vado a scrivere la somma delle correnti entranti e uscenti dai vari nodi della maglia elettrica. Quindi in questo caso, in questo nodo qui, la corrente entrante sarà ENI meno J con I diviso la resistenza, che dovrà essere pari alla somma delle correnti uscenti, J con I meno J con 1 diviso la resistenza più eccetera, e otterrò un'equazione al nodo iesimo, ovvero alla superficie iesima. Ripetendo l'operazione per tutte le superfici della cavità, ottengo un sistema di equazioni. In questo caso sono n più 1 equazioni. Perché? Perché la cavità è costituita da n superfici più la superficie iesima in considerazione in base alla nostra schematizzazione. Quindi saranno n più 1 equazioni nelle n più 1 incognite, che sono le radiosità superficiali. Una volta che abbiamo calcolato tutte le radiosità superficiali, saremo in grado di calcolare la potenza termica ragionando tra questi due nodi, perché ENI è noto dal momento che la temperatura superficiale è nota, giusto? Quindi tra questi due trovo la potenza termica da fornire alla con I e così via, o posso ragionare in maniera diversa. Per esempio, è nota la potenza termica, non è nota la temperatura, ok? Ovviamente poi di caso in caso si ragiona come sostanzialmente serve. Allora, a questo punto c'è un'altra piccola osservazione da fare, e poi iniziamo a vedere questo tipo di approccio nella pratica come può essere utilizzato. Ci sono dei casi in cui questa resistenza superficiale è pari a zero, o meglio, sono casi ideali, nella pratica non è così, ma possiamo ritenere che, capite? Ci sono casi in cui possiamo ritenere che questa resistenza superficiale sia pari a zero. Questo vuol dire che il nodo E con I va a coincidere con il nodo J con I. Ok? In questo caso si parla di superficie cosiddetta re-radiating surface, o superficie re-raggiante, ed è, ripeto, un'idealizzazione, ma è molto utilizzata nella pratica industriale, quando si fanno calcoli, diciamo, la pratica industriale, perché questo caso approssima molto bene il caso in cui la superficie, il lato, diciamo, esterno della superficie in considerazione è molto ben isolato, in questo modo qua, e dall'altro lato invece lo scambio termico avviene sostanzialmente per irraggiamento, nel senso che l'aliquota convettiva può essere ritenuta trascurabile rispetto a quella radiativa. Quindi, se la superficie è ben isolata e le temperature sono tali da poter ritenere che l'irraggiamento, tra virgolette, prevalga assolutamente sulla convezione, allora si può ritenere questa resistenza superficiale pari a zero.
e di conseguenza J con I diventa uguale a ENI, quindi ENI è noto, nota la temperatura. Ieri il caso era proprio questo, la fornace aveva le superfici esterne ben isolate, ricordate? E infatti noi alla fine abbiamo ragionato a partire da questo ramo qui, da questo nodo qui, dove abbiamo messo ENI, fino alla superficie 5, che rappresentava ancora un corpo nero, che, per cui J5 era pari a N5 perché era un corpo nero, e di fatto tutte le equazioni erano EN superficiale, della superficie in considerazione, meno EN5 moltiplicato A con IF IJ, I5 in quel caso lì. Era proprio quella l'equazione, se ricordate. Ed era relativa al caso di relative surface, ognuna delle cinque superfici di quella cavità che abbiamo visto ieri era una superficie retraggiante, per cui si poteva ritenere trascurabile questa resistenza. Va bene? Avete capito? Devo ripetere qualcosa? Ma forse il miglior modo per capire è iniziare a ragionare su qualche esempio pratico, no? Allora, qual è il caso più semplice di cavità? È quello di cavità costituita da due superfici. Allora, immaginando di avere due superfici fatte così, quindi di forma, diciamo così, qualsiasi. Questa è la superficie A con I, superficie A con J. Ovviamente sono due superfici grigie, la prima con intensa Y con I, la seconda Epsilon con J. Se voglio studiare il problema dello scambio termico radiativo in cavità tra queste due superfici, sostanzialmente lo schema elettrico equivalente qual è? Allora, per la superficie I parto da ENI, arrivando a J con I, con resistenza pari a 1 meno Epsilon con I diviso A con I, Epsilon con I. Dopodiché collego il nodo I al nodo J, cioè J con I con J con J, e la resistenza è 1 diviso A con I F di J, che ovviamente per la proprietà della reciprocità dei fattori di vista è anche pari a 1 diviso A con J F J I. E a questo punto arrivo a ENJ con la resistenza superficiale 1 meno epsilon con J diviso A con J epsilon con J. Allora a questo punto ci chiediamo qual è la potenza termica che queste due superfici si scambiano tra loro. Ricordate che questo schema elettrico equivalente l'abbiamo ricavato a partire da un bilancio di potenze, ok? Quindi parliamo di energia per unità di tempo, tant'è che qui compaiono le aree. Ora, se le EN e le J rappresentano nella nostra schematizzazione le tensioni e la corrente rappresenta la potenza, è chiaro che questa potenza scambiata, Q punto IJ, sarà pari alla differenza di tensione ai capi dell'intero circuito, cioè ENI meno ENJ, diviso la resistenza totale, che è la somma delle resistenze, perché sono tutte in serie. Quindi questo è pari a sigma T con I alla quarta meno Tj alla quarta, ed è il numeratore, diviso 1 meno epsilon con I diviso A con I epsilon con I più 1 diviso Fij A con I più 1 meno epsilon con J diviso A con J epsilon con J.
Ora, è chiaro che per la determinazione di questa potenza termica dobbiamo conoscere il fattore di vista e le aree, ok? Quindi un caso, diciamo, più semplice è quello in cui si passa da superfici di forma qualsiasi a due superfici piane parallele affacciate l'una rispetto all'altra, indefinite, quindi con effetti di bordo di fatto trascurabili, quindi questa diventa la superficie A con I con un'intensa epsilon con I, questa è la superficie A con J con un'intensa epsilon con J, e in questa configurazione avremo evidentemente che A con I è uguale ad A con J di fatto, perché dal punto di vista della dimensione in direzione verticale e in direzione normale alla lavagna sono indefinite, va bene? E ovviamente avremo che tutta l'energia termica raggiante che lascia la superficie I, se gli effetti di bordo sono trascurabili, andrà a finire sulla superficie J, quindi Fij è pari a 1. Allo stesso modo Fji è pari a 1, giusto? Allora, in questa situazione possiamo ritenere che l'area sia pure lei unitaria, va bene? In questo caso particolare, guardando quella relazione lì, troveremo che la Q in J sarà pari a sigma P con I alla quarta meno P con J alla quarta diviso 1 meno epsilon con I diviso epsilon con I più, allora qui abbiamo 1 diviso Fj a con I fa 1, perché Fj è 1 e l'area la consideriamo unitaria, quindi più 1 più 1 meno epsilon j diviso epsilon j, tutto quindi è pari a sigma di con I alla quarta meno epsilon j alla quarta, che moltiplica 1 su epsilon con I meno 1 più 1 di 1 su epsilon j meno 1. E questa, forse la ricorderete dal corso di fisica tecnica, questa espressione qui è la potenza termica, in questo caso abbiamo considerato l'area unitaria, quindi la metto qui, è la potenza termica che per unità di area, o meglio l'energia che per unità di tempo e di area si scambiano queste due superfici grigie parallele affacciate l'una rispetto all'altra secondo il meccanismo dello scambio termico radiativo. Ok? Ora, non sempre ovviamente possiamo ritenere che il problema in esame sia schematizzabile attraverso due superfici piane, parallele, indefinite, ma ci sono in effetti molti casi pratici in cui il problema dello scambio termico radiativo possa essere ricondotto a quello dello scambio termico in cavità tra due superfici. E un esempio è quello, mettiamo sull'altra lavagna, di due superfici circolari concentriche fatte in questo modo. Quindi immaginiamo che questa sia la superficie 1, questa sia la superficie 2, questo è il diametro di con 1, questo è il diametro di con 2, e vogliamo sapere qual è la potenza termica che queste due superfici si scambiano tra loro. Ora, lo schema elettrico equivalente rimane esattamente lo stesso, non cambia nulla, però in questo caso non possiamo dire che i fattori di vista siano tutti unitari, quindi dobbiamo stare un pochino attenti al calcolo dei fattori di vista. Come abbiamo visto nelle scorse lezioni però, possiamo dire sicuramente che F12 è pari a 1, perché
la superficie 1 è una superficie convessa, di conseguenza tutta l'energia termica raggiante che lascia questa superficie per forza di cose non potrà ricadere sulla superficie stessa, ma andrà a incidere sulla superficie di nuovo. Inoltre A con 1 F12 è pari a A con 2 F21, di conseguenza F21 è uguale ad A con 1 diviso A con 2 per F12, che è unitario, quindi è pi greco di con 1 diviso pi greco di con 2. Inoltre F21 più F22 è pari a 1 per la proprietà della cavità, e di conseguenza F22 è uguale a 1 meno F21. Ecco, in questo modo abbiamo trovato tutti i fattori di forma che ci servono. Quindi nota la dimensione del problema in direzione normale alla lavagna, quindi immaginando che, per intenderci, questa dimensione qui, la chiamiamo L, ovviamente avremo che l'area A con 1 di scambio, va da sé che L è molto più grande dei diametri, ok? In questo modo possiamo ritenere che gli effetti di bordo siano trascurabili, va bene? Quindi L è molto più grande del valore dei diametri. L'area di scambio A con 1 sarà pari a pi greco di con 1 per L, l'area di scambio A con 2 sarà pari a pi greco di con 2 per L. A questo punto non resta che sostituire queste espressioni all'interno di quell'espressione lì e trovare la potenza termica che le due superfici si scambiano dal punto di vista dello scambio termico radiativo. Chiaro? Ora, volendo sostituire a queste espressioni dei numeri, potete fare riferimento a questo primo esempio, dove vedete c'è il caso di due superfici piane, parallele, infinite e grigie, chiaramente, che è proprio questo, e queste due superfici sono alle temperature di 800 Kelvin e 200 Kelvin con dell'epsilon pari a 0,8. Ora, con una differenza di temperatura di 200 Kelvin, vedete che la potenza termica per unità di superficie scambiata è pari a circa 10,4 watt su metro quadro. Questo per avere un'idea di quali sono i numeri che possiamo aspettarci da questi calcoli. Ovviamente la relazione che è stata ricavata qui è esattamente questa dei tempi, perché le due superfici sono piane e parallele e infinite. Ma adesso vi chiedo un piccolo sforzo: nel caso in cui tra le due superfici, che siano le due superfici circolari concentriche o le due superfici piane parallele, venga posta una terza superficie che costituisce uno schermo radiativo, bene? Questo approccio ovviamente è ancora valido, però la domanda che vi pongo è come, secondo voi, ragionando su ciò che abbiamo detto, può essere affrontato un problema in cui è presente uno schermo radiativo. E a questo scopo
risolviamo questo esercizio, nel senso, ora lo leggiamo, poi voi vi prendete un po' di tempo, ci ragionate, provate a risolverlo, poi come al solito ovviamente vediamo insieme come va affrontato il problema. Allora, questo esercizio dice che un flusso di un fluido criogenico attraverso un tubo di 20 mm di diametro, quindi è il tubo interno, vedete? Allora, la superficie esterna del quale è grigia e diffusa con un epsilon pari a 0.02, stiamo parlando di questo, eh? Quindi ha una superficie esterna grigia diffusa con epsilon pari a 0.02. Allora, il tubo è concentrico con un tubo più largo, più grande, che ha un diametro di 50 mm, la cui superficie interna è anche lei grigia e diffusa con un epsilon pari a 0,05. Ah, ho saltato una piccola cosa importante. La temperatura T1 di questa superficie interna è 77 Kelvin, mentre la temperatura T2 di quest'altra superficie qui è 300 Kelvin. Ok? Allora, lo spazio tra le due superfici è vuoto. Calcolare la quantità di energia termica per unità di tempo di superficie, immagino che il fluido criogenico per unità di lunghezza di tubo sostanzialmente perde. A questo punto, immaginando di porre uno schermo radiativo di 35 mm di diametro e epsilon pari a 0,02 su entrambi i lati, cioè noi mettiamo una superficie che ovviamente da un lato vede proprio letteralmente dal punto di vista radiativo il tubo che trasporta il fluido criogenico, dall'altro lato vede il tubo più esterno, quindi potrebbe tranquillamente essere che le epsilon di questo lato, la epsilon di questo lato non sia la stessa della epsilon di questo lato, perché ricorderete che dipende da vari fattori, tra cui per esempio il colore, magari la superficie è stata verniciata da un lato e non dall'altro, quindi in questo caso avrebbe un epsilon differente. Ok? Calcolare ovviamente la riduzione percentuale della potenza termica, ovviamente dispersa da questo fluido criogenico, per unità di lunghezza del tubo. Quindi ricapitolando, questo tubo che trasporta questo fluido molto freddo, 77 Kelvin, si trova all'interno di un altro tubo più grande, la cui superficie interna, quindi affacciata verso il tubo freddo, è 300 Kelvin. Avete l'epsilon, avete tutto, quindi si chiede qual è la potenza persa, non persa, acquistata, quello è più freddo, qual è la potenza che il fluido criogenico riceve per unità di lunghezza del tubo dalla superficie esterna che è più calda. Come facciamo a ridurre questa potenza termica? Mettendo uno schermo radiativo. Messo lo schermo radiativo, ci chiediamo qual è la riduzione percentuale di potenza termica scambiata. Va bene? Allora, a questo punto vi do un po' di tempo, ragionate, l'approccio è sempre questo. Ovviamente ci sarà qualche resistenza in più. Ragionate con calma, provate ad arrivare a una soluzione e poi vediamo insieme come affrontare il problema.